La Carte Scoperte è un progetto che abbiamo sviluppato con gli studenti del Master in Editoria Cartacea e Digitale nel 2021. Era passato un anno dalla detenzione di Patrick Zaki, che era stato arrestato il 7 febbraio del 2020. Questo era un tema che ci stava particolarmente a cuore, ma c'era un altro elemento che caratterizzava quei mesi, cioè il fatto che facevamo didattica a distanza e quindi gli studenti avevano una situazione di disagio particolare. Ecco, questo progetto ci ha permesso di unire il momento di disagio invece con un riscatto e di sperimentare quanto la scrittura sia un elemento di coinvolgimento e uno strumento per poter uscire dall'isolamento che gli studenti avevano sperimentato tutto l'anno precedente. Il progetto ha coinvolto 22 scrittrici e scrittori tra i più amati e noti del panorama contemporaneo e abbiamo chiesto a ciascuno 10 domande relative al loro rapporto con la scrittura. Per me è stato un modo di lavorare con questi ragazzi che vedevo solo attraverso il video e per loro è stato un modo per sperimentare nel massimo dell'isolamento possibile invece il massimo del coinvolgimento. E per loro è stato estremamente emozionante mettersi in contatto con le case editrici, contattare direttamente gli scrittori, porre a loro le domande. Ciascuno studente è stato accoppiato con una scrittrice o con uno scrittore e hanno dovuto gestire tutto il rapporto con il loro interlocutore e hanno dovuto anche seguire tutta la filiera di lavorazione del libro. La scrittura invece li ha messi di fronte a uno strumento potentissimo, che è lo strumento della parola, e anche al fatto che le condizioni di scrittura coinvolgono moltissimo i contenuti e le forme. Ovviamente questo era legato al caso di Patrick Zaki, che a febbraio del 2020 era stato arrestato e che è stato beneficiato da questo libro non solo per la partecipazione che tutti gli scrittori e le scrittrici hanno voluto dare partecipando al suo caso, ma anche perché i proventi della vendita di questo libro sono stati devoluti all'associazione di Amnesty International che sostiene le spese processuali per questo processo che sta andando avanti. Patrick ha conosciuto questo nostro progetto, noi sappiamo che è a conoscenza del fatto che tanti studenti sono stati coinvolti nella sua causa e che anche tanti scrittori l'hanno sostenuto.